Tra le proposte più interessanti di Jeep qua al Salone di Ginevra, sicuramente Compass e Renegade, due modelli di grande successo, oggi anche ibride plug-in. Beh, questo marchio è storia, è 4x4, è off-road, una tradizione importante con modelli che hanno fatto davvero la storia dell'automobile per gli appassionati di fuoristrada. Ma negli anni, con il nuovo corso, si è deciso anche di concentrarsi su altri aspetti. La guidabilità, l'handling, ovviamente il piacere di guida, il comfort e poi, più recentemente, tecnologia e connettività. Ma soprattutto le esigenze della mobilità di oggi sono quelle di avere anche auto a basso impatto ambientale. La risposta generale di tutti oggi è l'elettrificazione. Il primo step di Jeep è quello di proporre auto, come queste due di grande successo, ibride plug-in. Tutte e due montano un motore 1.3 turbo a benzina unito a quello elettrico alimentato da batterie a ioni di litio montato sull'asse posteriore. Insieme riusciranno a esprimere una potenza che andrà da circa i 190 ai 240 cavalli. Non male davvero, questo vuol dire che nello step più importante di potenza potrà accelerare da 0 a 100 in 7 secondi per chi vuole anche un po' di grinta. Questo sulla carta significa sicuramente una maggiore efficienza e poi questa combinazione fra motore termico e elettrico consentirà anche di migliorare le performance per chi vorrà avventurarsi su strade serrate o su strade bianche, perché ovviamente si potrà contare su un maggiore controllo della coppia sullo spunto, che ovviamente sarà ancora più importante. Una cosa estremamente fondamentale per questo tipo di vetture e che tutti vogliono sapere, allora in full electric l'autonomia è di circa 50 km e con il solo motore elettrico può arrivare alla velocità massima di 130 km all'ora. Anche la trazione integrale è elettrica, quindi non c'è un albero di trasmissione, ma viene gestita da un motore elettrico dedicato. Questo significa anche una migliore gestione dell'erogazione della coppia. Poi, come riconoscerle? Beh, innanzitutto per questo sportello che va ad aggiungersi, che è quello che, come vedete, serve per la presa della ricarica. Andiamo a vederla dentro. Dentro l'ambiente è quello che conoscete già, ma qui troverete una strumentazione, un infotainment con parti dedicate proprio alla gestione della vettura ibrida. A questo proposito, anche davanti alla leva del cambio automatico ci sono i tasti che vi consentiranno di gestire, diciamo, al meglio proprio l'ibrido di queste due nuove proposte di Jeep, o quasi. Vi ho dato un po' di numeri e di dettagli, ma non voglio annoiarvi troppo. Ma cosa importante, Renegade e anche Compass ibride plug-in promettono di essere anche divertenti da guidare. Lo verificheremo più presto per voi.